Salve ragazzi, benvenuti in questo primo appuntamento con la Solaris Week. Nel caso in cui ve lo foste persi, anche se onestamente con tutta la pubblicità che ci ho fatto su Facebook la vedo un po' difficile, questa settimana è appunto la Solaris Week, cioè è una settimana che come community di EduTube Italia abbiamo deciso di dedicare al libro Solaris, un libro di fantascienza scritto dal autore polacco Stanislaw Lem. Giù in descrizione troverete il link a tutte le iniziative, quindi trovate il calendario. Per tutta la settimana ci saranno video, siamo 7 canali e analizzeremo il libro da tutti i punti di vista possibili e immaginabili. È un libro infatti molto particolare perché non è fantascienza classica, ma è fantascienza filosofica. È ricco di spunti di tutti i tipi, dall'etica alla filosofia della scienza, alla fantascienza vera e propria, ma c'è anche chimica, c'è biologia, c'è matematica, c'è tutto quanto. In realtà io oggi non vi parlerò precisamente degli aspetti chimici del libro. Se volete analizzare la chimica presente in Solaris, vi invito a guardare il video del mio collega chimico, nonché youtuber, Dr. Wow. Di nuovo troverete il link in descrizione. Ovviamente non è richiesto che voi abbiate letto il libro, né questa qua sarà una recensione. Semplicemente io ora vi leggerò qualche brano, ma prenderemo spunto da alcuni aspetti del libro per poi ampliare il discorso ad alcune tematiche di filosofia della scienza, in particolare a ciò che è legato ai nostri limiti della conoscenza. Possiamo conoscere la realtà? Fino a che punto possiamo spingerci? Che senso ha fare ricerca scientifica? Proveremo a rispondere insieme a queste domande basandoci un po' su quello su cui si basa il libro. Giusto per chi non lo conoscesse, vi faccio un breve riassunto della trama. Se non niente spoiler, quindi non vi preoccupate. Sostanzialmente il libro parla di questo. C'è questo pianeta, Solaris, che rappresenta un po' un'incognita per tutto il genere umano. Perché? Perché sembra non rispettare le leggi fisiche e sembra che questo gigantesco cielo che lo ricopre sia in realtà una specie di essere vivente, un unico gigantesco essere vivente, col quale però non si riesce a comunicare, nonostante tutti i tentativi che nel giro di 100 anni sono stati fatti dagli scienziati. Accanto quindi a questo tentativo di contatto è nata poi tutta una disciplina che viene chiamata solaristica, che ha appunto lo scopo di studiare tutti i dettagli di questo pianeta, che tra l'altro sembra non rispettare le leggi fisiche della gravitazione universale, quindi né Newton né Einstein né nessuno, sembra comportarsi come vuole. Questo essere vivente riesce in qualche modo a modificare la gravità del pianeta, riesce a modificare il tessuto spazio-temporale. Quindi come potete capire tutto questo pone delle domande, nel senso che nel libro si fa vedere anche come gli scienziati si rapportano a un'incognita così grossa. Capite da soli che fare davvero una scoperta del genere vuol dire mettere di fronte l'umanità a qualcosa di inspiegabile, di incomprensibile, vuol dire far crollare tutti in una volta tutte le nostre conoscenze scientifiche, anche la nostra stessa idea di vita deve cambiare davanti a qualcosa del genere. Voglio leggervi subito un primo breve brano preso dal libro. Secondo certe persone, le ipotesi, dei matematici, erano un atto di sfiducia nelle possibilità umane, un accettare supinamente un qualcosa che per il momento era incomprensibile, ma che andava considerato come un risumare dalla tomba la vecchia dottrina dell'ignoramus et ignorabimus. Altri ritenevano invece che si trattasse di sterili e pericolose fole, e che in quelle ipotesi dei matematici si manifestasse una mitologia dei nostri tempi, ravvisante in quell'immenso cervello, poco importa se elettronico o plasmatico, il fine ultimo della vita, la summa esistenziale. Il settore riguardante i tentativi di stabilire un contatto era uno scherzo in confronto alle altre branche della solaristica. Durante l'ultimo quarto di secolo, queste si erano talmente specializzate che un solarista cibernetico aveva forti difficoltà a intendersi con un solarista simmetriologo. Come potete sperare di intendervi con l'oceano se non riuscite neanche a intendervi tra di voi? Aveva scherzosamente chiesto Weubeke, direttore dell'istituto al tempo dei miei studi.
La battuta conteneva una buona parte di verità. Perché ho scelto questo brano? Ho scelto questo brano perché in realtà già ci sottopone tantissime questioni. Ignoramus et ignorabimus, cioè i limiti della conoscenza, ora vediamo cosa vuole dire. C'è il problema della specializzazione, il problema della comunicazione tra diverse branche della scienza. Loro si chiedono, ma se non vi capite tra di loro, come potete capire Solaris? Ma Solaris è anche la natura. Trasportando la nostra realtà, potremmo dire, se un fisico non riesce a comunicare con un chimico, o addirittura un chimico teorico non riesce a comunicare con un chimico organico, come potete pensare di comprendere la natura? Qui si tratta appunto di domande molto importanti. E andiamo per ordine. Iniziamo questo problema di ignoramus et ignorabimus. È una massima latina di metà 800 che vuole dire in italiano ignoriamo e ignoriamo e ignoreremo. È un modo per porre un freno all'avanzata del progresso, nel senso è un modo per capire che la scienza e la nostra conoscenza hanno dei limiti, cioè delle cose che ignoriamo ora e ignoreremo per sempre. Questa massima è stata espressa da un fisiologo francese a metà dell'Ottocento, è stata poi ripresa da tanti scienziati, non per ultimo David Hilbert, che è un famosissimo matematico, ne parlò poi nel 1930. Ora, il problema appunto quindi è quello di capire se è possibile in qualche modo trovare una spiegazione a tutto ciò che ci circonda. Ovviamente oggi abbiamo delle incognite, cioè delle cose che non conosciamo, ma ciò che non conosciamo lo conosceremo un giorno o c'è qualcosa che è destinato a non essere mai conosciuto? Per rispondere a questa domanda dobbiamo cominciare a interrogarci su quello che conosciamo già. Prendiamo una cosa banale, una teoria che conosciamo tutti, che è la gravitazione universale di Newton. Ora, non pretendo che voi conosciate i dettagli della teoria, ma più o meno penso conoscete l'opera di Newton, no? Sapete che secondo Newton la gravità ha questa forza che è una forza attrattiva tra corpi materiali, quindi tra le masse, una forza dovuta alla massa, che è tanto più grande quanto più grandi sono le masse e tanto più grande quanto più piccola è la distanza. Quindi corpi molto grandi e molto vicini si attraggono molto più fortemente di corpi molto distanti e molto piccoli. Tuttavia, già questa teoria, che infatti funziona, Newton, basandosi su una sola equazione, quella della gravitazione universale, un'equazione sostanzialmente anche abbastanza stupida, non è per niente complessa, riuscì a unificare il cielo e la terra, perché la gravità funzionava sia sulla terra che nei cieli. Riusciva a spiegare come cade la mela, ma riusciva a spiegare l'orbita di Giove, l'orbita di Saturno, come la Luna orbitava la Terra. Nei suoi principi naturali, Newton addirittura calcola la forza d'attrazione della Luna sui mari, riesce a spiegare le maree attraverso la sua forza gravitazionale. Quindi sembra una teoria perfetta, una teoria che finalmente riesce a dare una spiegazione al nostro mondo. Tuttavia, in realtà, lo stesso Newton subito si accorge di qualcosa. Lui stesso dice, ok, funziona, ho trovato la formula, l'ho dimostrata, questa formula si può applicare ovunque. Ma perché? Perché è davvero in questa maniera? Perché la gravità funziona così e non funziona in un altro modo? Da cos'è che ha origine? Lui non lo sapeva. Lui diceva, ok, è così, accettiamolo e andiamo avanti. Per il momento dobbiamo accontentarci di dire che non sappiamo per quale motivo la gravità si comporta in quel modo. Questo già quindi è un accettare un limite, riuscire a capire che la teoria di Newton, quella su cui aveva perso tutta la vita, in realtà non riusciva a spiegare niente, riusciva cioè a essere uno strumento per fare delle previsioni matematiche, era uno strumento che riusciva in certo senso a permettere la previsione del comportamento di certi corpi, ma non riusciva a spiegare per quale motivo si dovessero comportare esattamente in quel modo. Ad esempio, la forza di gravitazione dipende dalla distanza, in particolare dipende dall'inverso del quadrato. E perché non dall'inverso del cubo? O dall'inverso e basta? Per Newton questo è un mistero.
Arriverà poi Einstein a spiegarlo, no? Sulla teoria della relatività generale. Nella relatività generale finalmente troviamo una spiegazione alla gravitazione. Quindi non è la teoria della relatività generale non soltanto perfeziona la teoria di Newton funziona finché le masse non sono troppo grandi, troppo compresse, finché il mondo va, finché la velocità è inferiore alla velocità della luce, ma molto inferiore alla velocità della luce. Successivamente entrano in gioco la relatività ristretta e la relatività generale. Tuttavia, anche nella teoria di Einstein, noi ci ritroviamo sempre davanti a questo dubbio. Ok, la teoria di Einstein funziona, sembra offrire una spiegazione alla realtà fisica, cosa che la teoria di Newton non faceva. Ma come facciamo a sapere che la natura segue davvero le leggi di Einstein? Come facciamo a sapere che quello che abbiamo trovato è effettivamente il comportamento reale della natura e non soltanto la nostra interpretazione? Questa domanda in realtà ovviamente non ha risposta. Perché? Perché nessuno può conoscere com'è davvero fatta la natura. E qui entrano in gioco due filoni della filosofia della scienza. Cioè, da una parte abbiamo chi dice che, ok, le teorie scientifiche sono utili strumenti, sono modelli, ma non ci danno alcuna informazione sulla verità delle cose. Ci possono aiutare a comprenderle, a fare delle previsioni. Possono essere appunto dei modelli, ma soltanto questo. Non hanno nessun collegamento con la vera realtà dei fatti. D'altra parte, invece, c'è chi crede che effettivamente una teoria scientifica, una volta che viene dimostrata, cioè dimostrata, una volta che viene confermata da molti fatti, una volta che è coerente e che sembra trovare una spiegazione, descrive effettivamente il vero comportamento del mondo fisico. Per intenderci, detto così, magari sembra una cosa un po' campata per aria. Pensiamo agli atomi. Più o meno tutti quanti conoscete almeno una base di teoria atomica, no? Abbiamo gli atomi, composti da protoni e neutroni, poi abbiamo gli elettroni che ci girano attorno, con un po' di meccanica quantistica si possono fare tutti i conti che si vogliono, si possono dimostrare un sacco di proprietà, ma gli atomi esistono davvero? Poniamoci questa domanda. Esistono davvero queste unità invisibili che noi non possiamo vedere a occhio nudo, composte da protoni, neutroni ed elettroni? Questa domanda non è per niente banale. Da una parte noi possiamo dire, ok, il modello atomico funziona. Facciamo finta che sia tutto composto da atomi, facciamo finta che ci siano i protoni, facciamo finta che ci siano i neutroni, facciamo finta che ci siano gli elettroni. Perché? Perché in questo modo tornano tutti gli esperimenti. Dopodiché, com'è davvero la natura, non lo so, ma nella mia finzione, che è utile per fare i conti, che è utile per avere risultati pratici, io posso ammettere di ipotizzare l'esistenza di questi atomi. D'altra parte, vorrei dire, non lo sto soltanto ipotizzando, ma loro sono reali, perché è l'unica maniera di spiegare effettivamente certi tipi di comportamento, come, che ne so, la conduzione elettrica o la termodinamica statistica, le leggi dei gas, sono tutte cose che trovano una spiegazione perfetta nell'universo atomico, o l'esperimento di Rutherford, Einstein-Gernbach e così via. Sono tutti esperimenti che hanno dimostrato poi tutta una serie di proprietà atomiche, e se le hanno dimostrate, allora come fanno a non essere vere? Per intenderci, questa trattazione, che forse poi sembrerà un po' filosofia, una cosa campata per aria, ha mietuto qualche vittima. Ad esempio l'illustre Boltzmann, probabilmente l'avrete già sentito nominare, Ludwig Boltzmann è stato un fisico che si è occupato di termodinamica verso la metà dell'Ottocento. Lui era un fortissimo sostenitore della teoria atomistica e attraverso la sua idea degli atomi è riuscito a dimostrare una serie di leggi sperimentali. Che intendo? Intendo ad esempio le leggi dei gas. Una cosa stupida. Se voi prendete una siringa, la aprite, quindi sollevate il pistone, chiudete l'estremità, ovviamente la siringa senza ago, chiudete l'estremità e accorgete che per spingere il pistone dovete fare forza. E che man mano che diminuisce il volume dovete deve aumentare la pressione che esercitate. Questa è una legge che è nota dal 600 più o meno, si chiama legge di Boyle, e ci dice che pressione e volume sono inversamente proporzionali, cioè all'aumentare del volume di un gas diminuisce la pressione a temperatura costante, viceversa all'aumentare la pressione diminuisce il volume. Tuttavia si tratta di una legge sperimentale, lui ha fatto tante prove,
varie pressioni, vari volumi, funziona benissimo. Boltzmann, grazie alla teoria atomica, riuscì a spiegarlo, riuscì a dimostrare che la sua teoria statistica, la meccanica statistica, la meccanica atomica, riusciva a spiegare non soltanto le G-ball, ma tutta una serie di proprietà di gas. Si è suicidato, è finito impiccato. Perché? Perché nessuno gli credeva. Nonostante la sua teoria funzionasse, l'idea che potessero esserci degli atomi era una cosa così ridicola che non poteva esserci accettata. Per cui, insomma, venne preso in giro tutta la comunità scientifica e alla fine, poverino, mi si uccise. Addirittura anche nei primi del Novecento, quando stava nascendo la meccanica quantistica, quindi già ai tempi di Einstein, già ai tempi di Bohr, c'erano delle persone che ancora si rifiutavano di credere alla teoria atomica, cioè si rifiutavano di credere che effettivamente gli atomi esistessero. Ora, al di là quindi di questa nota storica, chiediamoci oggi, ma quindi esistono davvero o no? La risposta a questa domanda ovviamente non è unica, dipende un po' dalla nostra interpretazione del mondo, da come vediamo la scienza. Per esempio, la mia interpretazione personale è un po' quella che dei filosofi che sostengono che in realtà quelli che facciamo noi sono solo utili modelli e che sapere poi com'è fatta davvero la realtà è qualcosa che è al di là delle nostre conoscenze. Ora, tu adesso ci riporta, quindi questa è una prima discussione. Poi, continuiamo. Quindi questo già diciamo, è un limite che secondo me è un limite invalicabile. Noi possiamo modellizzare il mondo in tante maniere, possiamo trovare teorie sempre più precise, ma rimangono sempre teorie. In realtà la vera verità non la potremo mai raggiungere, non potremo mai sapere. Sì, è vero, è proprio così. Esistono davvero gli atomi, esistono davvero gli elettroni, esistono davvero corpuscoli, onde elettromagnetiche, cose del genere. Possiamo solo immaginare che in questa nostra utile finzione le cose tornano. Ciò detto, andiamo avanti. Secondo punto, sempre verso quella lettorina. Come comunicano gli scienziati tra di loro? Questo ovviamente è un limite della conoscenza, è un limite del progresso scientifico, non è un limite da poco. Ecco, qui non stiamo più parlando di cose che alla fine nella pratica ci interessano poco, perché dicevo prima, se l'atomo esiste o non esiste, alla fine è una cosa che non ci tange direttamente. A noi interessa che il nostro modello funzioni, permette di fare delle previsioni, permette di ottenere dei nuovi dispositivi, dei nuovi computer, di curare le malattie e cose del genere. Ma la comunicazione tra gli scienziati, il modo in cui io, che sono un chimico sintetico, inorganico, comunico con un chimico teorico o comunico con un fisico. Questa non è più una questione puramente di dialogo, una questione puramente filosofica, ma diventa una questione pratica. Perché? Perché la comunicazione tra noi scienziati è quello che poi porta ad avere una scienza mondiale, una scienza unita, e che porta al progresso. Fino a metà 800, primi del 900, ancora potevano esistere degli scienziati un po' tutt'oggi, nel senso che si era contemporaneamente sia chimico che fisico, il fisico passava alla medicina, il medico passava alla chimica, e così via. Lo stesso Einstein per un periodo si interessò di psicologia, per esempio, ebbe tanti incontri con Freud in cui discutevano di psicanalisi. Ecco, lo stesso Einstein, sì, noi lo conosciamo principalmente per la relatività generale e per la relatività ristretta, ma si occupò di moto browniano, si occupò di tante cose anche che riguardavano la chimica. È possibile fare una cosa del genere oggi? Cioè voi pensate che un tempo addirittura i letterati si potevano occupare di scienza e con ottimi risultati. Penso a Goethe, penso a Kant, a Bacone, a Cartesio. Persone che facevano filosofia, letteratura e contemporaneamente potevano permettersi di fare matematica, chimica, fisica e quello che gli pareva. Oggi ovviamente è impossibile. È impossibile, non penso ci sia oggi un filosofo che è capace contemporaneamente di essere un grandissimo filosofo e un grandissimo chimico. Perché? Perché siamo arrivati a un livello di specializzazione che purtroppo necessita obbligatoriamente di suddividersi. Non è più possibile avere uno scienziato che si occupi anche soltanto di scienza, ma di tutta la scienza. Il nostro corpus di conoscenze ormai è così elevato e così specializzato che siamo obbligati a scegliere una direzione.
È vero, la scienza poi è tutta una. Io sono un chimico, con un fisico di certe cose posso parlare, magari ci capiamo. Ma appena poi si entra, diciamo, nel dettaglio delle cose, spesso è molto difficile capirsi. E questo purtroppo è un grandissimo difetto. Come dicevo, da una parte è obbligatorio, nel senso che non si può fare altrimenti, non è pensabile immaginarsi un chimico che parla di relatività generale con un fisico, né è possibile immaginarsi un fisico teorico che discute di sintesi organica con un chimico organico. Non abbiamo le conoscenze. Ma addirittura, all'interno della chimica, spesso un chimico organico ha difficoltà a rapportarsi con un chimico inorganico. È possibile superare questa distinzione? E soprattutto, questa distinzione come influisce sul progredire della scienza? Allora, sul progredire della scienza influisce sicuramente in maniera molto, molto negativa. Anche nella letteratura scientifica spesso capita di leggere a volte delle castronerie. Castronerie dovute al fatto che magari uno scienziato cerca di uscire dal suo ambito e cade nell'abisso dell'ignoranza, del pressappochismo. Questo perché? Questo è perché è anche la nostra formazione che a volte è un po' mancante. Ovviamente, come dicevo prima, è indispensabile specializzarsi, ma questo non deve mai farci perdere la visione d'insieme. È ovvio che se io sono un chimico inorganico che mi occupo principalmente di complessi del platino, non potrò parlare allo stesso modo, che ne so, di analisi delle acque, non potrò essere altrettanto specializzato, ma devo comunque avere delle competenze per poter quantomeno comprendere quello che mi sta dicendo il mio interlocutore, quello che mi sta dicendo quell'altra persona. La mancanza di comunicazione a livello scientifico è un gravissimo problema. Questo però ci farebbe pensare anche un'altra cosa, cioè che come scienziati dobbiamo essere umili. Che vuol dire dobbiamo essere umili? Vuol dire che dobbiamo ammettere di non conoscere, o di, quantomeno di non essere esperti, di ciò che non fa parte del nostro ambito. Per esempio, parliamo di riscaldamento globale. Ormai sostanzialmente il 99,9% della comunità scientifica è schierata sul fronte che il riscaldamento globale esiste ed è di origine antropica. Eppure c'è una, in realtà manco è piccolissimo, però insomma c'è una quantità, un certo numero di scienziati che si oppongono e sostengono che in realtà non abbiamo gli strumenti per stabilire se davvero il riscaldamento globale è di origine entropica, di origine antropica, scusatemi, cioè di origine umana o no. La cosa interessante è che molti di questi scienziati non sono geologi, non sono fisici dell'atmosfera, non sono climatologi, non sono meteorologi, sono chimici organici, sono fisici, sono matematici, sono persone che di meteorologia magari ne capiscono veramente poco, che non sono addentro a quel campo, eppure pensano di poter in qualche modo entrare a gamba tesa in un argomento del quale sostanzialmente tutta la comunità degli specializzati, degli specialisti è d'accordo. Semplicemente parlando sul fatto che, ok, sono scienziato anche io, quindi ho anche io il diritto di parlarne. Questo ovviamente è sbagliato. Cosa vuol dire umiltà? Umiltà vuol dire che se io sento un chimico organico discutere di una sintesi organica, posso non essere d'accordo, posso dire, ma a me questa cosa non suona, non è una cosa che mi torna, secondo me c'è qualcosa che non va. È lecito. Però devo ammettere la mia umiltà, che io, che sono un chimico inorganico, di organica ne capisco poco. Quindi cosa devo fare? Devo andare in letteratura, cercarmi tutto ciò che si sa su quel tipo di reazione e uniformarmi in qualche modo a quello che dicono gli specialisti. Se ancora non sono convinto, quindi se nonostante tutto quello che ho letto, nonostante magari una mole di pubblicazioni, ancora ritengo che c'è qualcosa di sbagliato, allora dovrò abbandonare in un certo senso il mio ambito di ricerca e passare un po' di tempo, magari un paio d'anni, a studiare estensivamente quell'altro ambito di ricerca, in modo da potermi
dotare delle competenze che mi servono per poter parlare da specialista e non più da chimico generico. Questo è importante, è una cosa che purtroppo molti scienziati e anche molti divulgatori si dimenticano spesso di fare. In che senso si dimenticano spesso di farlo? Per esempio, quando ci sono i chimici o i fisici che si mettono a discutere di temi etici senza avere competenze specifiche in proposito. Io ho fatto parte di alcune associazioni, come per esempio il CICAP, e sono, diciamo, ora, ho seguito anche l'Italia Unita per la Scienza, non faccio parte della loro organizzazione, però li ho seguiti. In entrambi i casi, spesso, è inevitabile notare dei giganteschi scivoloni immensi. Perché? Perché va bene, vogliamo parlare di sperimentazione animale, sono d'accordissimo, discutiamo degli aspetti scientifici, discutiamo degli aspetti legati all'importanza, alle conoscenze che possiamo ottenere, ai protocolli utilizzati per garantire che gli animali non soffrono, nei casi in cui purtroppo la sofferenza è inevitabile, non soffrono più del necessario, ma se vogliamo discutere di etica, se vogliamo portare il nostro discorso dalla scienza all'etica, allora sarà indispensabile quantomeno avere la consulenza di un filosofo, di una persona che si occupi di etica, di un giurista magari, che si occupi di filosofia del diritto. Cioè, avere delle competenze specifiche, non ci si può improvvisare. Ci si può improvvisare se ci limitiamo a dire le nostre opinioni. Io vi sto parlando di Solaris, vi sto parlando anche di, sto parlando di alcune tematiche filosofiche che mi interessano e che mi sono andato a leggere e a studiare, ma ovviamente non pretendo di essere in questo momento una fonte autorevole di filosofia della scienza, non pretendo di spiegare qualcosa agli esperti. Se dovessi fare un dibattito, sicuramente cosa farei? Andrei a chiedere a una persona più esperta di me di aiutarmi, di illuminarmi, ma mi spieghi, ma cos'è? Come funziona? E questo è indispensabile. Ok, quindi questi qua sono i due temi principali che poi vengono visti anche in tutto il libro. Ora, per andare avanti, voglio parlare un pochino di metodo scientifico. Di nuovo vi leggo un brano. Secondo Muncius, cioè uno scrittore di solaristica, qui diceva: la solaristica, scriveva Muncius, era il surrogato della religione nell'era cosmica. Era la fede indossante i panni della scienza. Il contatto, scopo al quale essa tendeva, non era meno nebuloso e oscuro della comunione dei santi o dell'avvento del Messia. L'esplorazione era una liturgia espressa in formule metodologiche e l'umile lavoro degli scienziati era l'attesa del compimento dell'Annunciazione, poiché tra Solaris e la Terra non c'erano né potevano esserci ponti. Questa evidenza, al pari di tante altre, veniva respinta dai solaristi allo stesso modo in cui i credenti respingevano gli argomenti che minavano i fondamenti della loro fede. Andando più avanti, senza rendersene conto, quelli aspettavano la rivelazione che spiegasse loro il senso dell'uomo. La solaristica era quindi la figlia postuma di miti morti da tempo, di mistiche nostalgie che gli uomini non osavano più esprimere apertamente, e la sua pietra angolare, profondamente sepolta nelle fondamenta del suo edificio, era la speranza della redenzione. Perché vi ho voluto leggere questo brano? Perché esprime in maniera molto coerente, in maniera molto chiara, quello che è oggi una parte della ricerca scientifica. La scienza, quindi, in un certo senso si pone rispetto alle altre discipline quasi sempre su un piedistallo, cioè, si pone un pochino più in alto. La scienza ha dalla sua parte il metodo razionale, la scienza funziona, permette di fare le revisioni, permette di curarci, permette di sapere se un palazzo va costruito in un modo o in un altro, con questo cemento, con quell'altro cemento, con 10 kg, con 100 kg, con una tonnellata. Ci permette di far andare avanti l'automobile o di far volare un aereo.
Mentre ciò che non è scienza in genere è sempre visto un po' come qualcosa che sta a un gradino un pochino più basso, nel senso che è magari visto come qualcosa di razionale o come, anche se è razionale, come qualcosa che magari non ha la stessa utilità. Lo scienziato è un po' come un sacerdote, un depositario della conoscenza. Quando dico che studio chimica, tutti quanti, studi chimica, mamma mia, è una cosa difficilissima, devi essere un genio. Mentre magari se uno dice io studio filosofia, ti rispondono, ah, tu studi filosofia, ma poi come cosa fai? Ma non trovi lavoro, ma perché? Ecco, questo modo di vedere la scienza come in qualche modo superiore a tutte le altre discipline, è in realtà, per come la vedo io, per come insomma, la vedi in realtà tutta una certa corrente filosofica, qualcosa di quantomeno ingenuo. Perché ingenuo? Perché in realtà, come dice, cioè, lo stesso brano, in realtà lo stesso scienziato, ma la stessa scienza, spesso è estremamente irrazionale. È una nuova religione, una credenza in un certo senso. Questa idea che, insomma, è molto forte, però in realtà se uno, ci riflette con un po' di attenzione, si rende conto che è vero. A parte il fatto che ovviamente, insomma, non è sbagliato pensare che la conoscenza della natura sia in qualche modo superiore o, diciamo, più importante rispetto alla conoscenza di noi stessi. Io sono un chimico, mi occupo di chimica inorganica, biochimica, insomma, un po' di queste cose qui, ma non è che per questo mi sento più importante rispetto a un filosofo che magari si occupa di etica o di bioetica, o rispetto a un giurista che si occupa di filosofia o di storia del diritto, o insomma, un avvocato che magari difende un povero Cristo. Purtroppo spesso gli avvocati non lo fanno, però che dovrebbe difendere un povero Cristo. Per cui questa è insomma, qualcosa che va sfatato, cioè la scienza non sta ad un piano superiore rispetto alle altre discipline, ma anzi sta esattamente allo stesso piano. Sono le persone che rendono un discorso più o meno valido, che sia un discorso scientifico o che sia un discorso etico o che sia un discorso politico. È la razionalità, è il modo di argomentare con coerenza usando argomenti validi e non tirando cose campate in aria. Non pensate che gli scienziati non lo facciano. Capita di sentire scienziati che si arroccano su posizioni indifendibili perché quelle posizioni sono ormai diventate parte del loro essere. E un po' no, come il comunista degli anni 50 che ancora propugna la rivoluzione socialista. Perché? Perché ormai è abituato in quel modo e non riesce a vedere il futuro. Allo stesso modo sono un po' quegli scienziati vecchio stile che non riescono poi a un certo punto a tenere il passo con il progresso o che non riescono ad accettare che qualcosa che loro credevano fortissimamente vero in realtà poi si è dimostrato falso. O a volte semplicemente perché l'accettare che qualcosa è vero, diciamo, implica un cambiamento completo della nostra concezione del mondo, cambiamento a cui magari possiamo non essere pronti. Ora, parlando di razionalità della scienza, ora in maniera un pochino più precisa, mi piacerebbe nominarvi due filosofi, che sono Thomas Kuhn e Feyerabend. Thomas Kuhn è un filosofo del Novecento, della seconda metà del Novecento, diciamo, che è autore di uno dei libri più straordinari probabilmente del Novecento, della scienza del Novecento, che si chiama La struttura delle rivoluzioni scientifiche. È un libro che consiglio assolutamente a tutti quanti di leggere, anche perché è molto semplice da leggere. Nonostante sia stato così importante, e ora vedremo perché, è un libro che si legge molto bene, non è un libro tecnico che entra in discorsi troppo dettagliati, troppo incomprensibili. È ovviamente un libro che non si può leggere come lettura della buonanotte, però che si legge abbastanza bene anche se non siete filosofi o se non siete scienziati. Thomas Kuhn ha fatto un'analisi storica del progresso della scienza un pochino nei secoli, cioè ha visto come è andata avanti la scienza a partire dai greci fino ad oggi.
Effettivamente, quello che ha evidenziato con, insomma, casi, documenti, insomma, quindi con molte prove, è il fatto che la scienza va avanti in un certo senso a scatti, nel senso che abbiamo dei brevissimi periodi di rivoluzione, che Kuhn chiama cambiamento del paradigma, e dei periodi di scienza normale, cioè dei periodi di appiattimento. Cos'è un paradigma? Un paradigma sono le regole del gioco, ok? La scienza, secondo Kuhn, nel periodo normale va avanti risolvendo rompicapo. È come se noi avessimo una settimana enigmistica, ok? Noi conosciamo le regole del cruciverba, sappiamo che devono esserci tante lettere, devono essere messe orizzontali, verticali, in un certo modo. Quello è il nostro paradigma, le regole sulle quali ci basiamo. E poi abbiamo il rompicapo. Lo scienziato si basa su certi paradigmi per risolvere dei rompicapo. Per esempio, io da chimico, se devo sintetizzare una nuova molecola, non è che vado a rifondarmi tutta la chimica da capo per sintetizzare quella molecola. Io mi baserò sul paradigma della chimica moderna, cioè sulla teoria del legame chimico, sulla meccanica quantistica, sulle teorie del meccanismo di reazione di chimica organica o di chimica inorganica, e basandomi su questi paradigmi, cioè su queste conoscenze, cercherò di risolvere il mio rompicapo, che è creare, sintetizzare una nuova molecola. Allo stesso modo, se scopro un nuovo pianeta in orbita attorno a una stella distante, non andrò a riformularmi da capo tutte le leggi della relatività. Il mio paradigma da fisico in questo momento è quello della relatività generale. Quindi cosa farò? Cercherò in tutti i modi di utilizzare la relatività generale per spiegare il comportamento di quel pianeta. Quindi, durante la scienza normale, durante i periodi di scienza normale, lo scienziato risolve questi rompicapo, senza mettere assolutamente in discussione tutto ciò che c'è prima. Kuhn fa questo esempio, che è molto molto bello, che è quello della scoperta del pianeta Nettuno. A metà dell'Ottocento, quando fu scoperto il pianeta Urano, ci si accorse rapidamente che la sua orbita era strana, era inspiegabile. Cioè, la teoria di Newton, della gravitazione di Newton, che spiegava benissimo l'orbita di Venere, l'orbita della Terra, di Marte, di Giove, di Saturno, non riusciva a spiegare la teoria di Urano. Ora, secondo voi, se la teoria non riesce a spiegare un fatto, cosa dovremmo fare da scienziati? Provate un attimo a tornare a scuola quando vi parliamo del metodo scientifico. Come funziona il metodo scientifico? Osservo un fatto, elaboro una teoria che possa spiegare quel fatto, verifico la mia teoria. Come? Verificando che possa prevedere altri fatti e che quindi sia compatibile con l'osservazione naturale, con gli esperimenti. Se non torna, se non funziona, cambio teoria. Vuol dire che la mia teoria è sbagliata. Questo concetto è stato ripreso poi anche da Popper. Popper, sempre un altro filosofo del Novecento, che introdusse la teoria, diciamo, del falsificazionismo. Che vuol dire falsificazionismo? Vuol dire che per rendere falsa una teoria scientifica mi basta una sola prova, mentre mille esperimenti non possono mai renderla vera. Cioè, se io propongo una teoria scientifica, posso pure immaginare mille esperimenti, posso pure immaginare che tutti e mille gli esperimenti vadano benissimo, ma la mia teoria non può essere dimostrata. Viceversa, se anche uno solo di quegli esperimenti non torna, allora la mia teoria è falsificata. Questo è il metodo che secondo Popper andrebbe utilizzato per distinguere la scienza dalla pseudoscienza. Popper fa l'esempio, come scienza della fisica, come pseudoscienza, ad esempio, del marxismo. Lui dice: fisica, prendiamo Einstein. Einstein ha proposto una teoria, la relatività generale. Ha proposto un esperimento, che era quello di misurare la deviazione della luce di una stella provocata dalla massa del Sole. L'esperimento ha avuto successo, ok, allora la teoria di Einstein è plausibile. Se l'esperimento non avesse avuto successo, la teoria di Einstein doveva andare rifiutata, perché evidentemente non era vera. Cosa fa invece il marxismo? Il marxismo prevede che ci sia la rivoluzione proletaria. La rivoluzione proletaria non avviene. E allora, se il marxismo fosse una teoria scientifica, dovremmo assumere che è sbagliata, perché
la sua previsione si è dimostrata inesatta. Invece Marxismo cosa fa? Invece di dire, ok, abbiamo sbagliato, dice no, no, ma non è vero, in realtà la rivoluzione non è avvenuta perché i capitalisti stanno abbindolando i proletari, dandogli uno stipendio un pochino più alto, e per cui li tengono buoni, li tengono a bada e non c'è la rivoluzione. Secondo Popper questo è un atteggiamento sbagliato, perché io sto creando delle ipotesi ad hoc per non buttare la mia teoria. Ora, detto così, magari siete pure d'accordo con me, no? Vi sembra giusto? In realtà quasi tutti gli scienziati non si comportano come Einstein. In realtà nemmeno Einstein si è comportato come Einstein. Ma poi tutti gli scienziati si comportano come marxisti. E appunto il caso di Urano. Vi dicevo, Urano, la sua orbita non tornava. Buttiamo la relatività, buttiamo la gravitazione di Newton. Se la mia teoria non spiega un fatto, butto la teoria. Ovviamente no. Se la mia teoria ha funzionato in tutti questi casi, non la butterò all'aria soltanto per un caso che non torna, ma cercherò di far rientrare quel caso nella mia teoria in tutti i modi possibili e immaginabili. Nel nostro caso, gli scienziati cosa hanno fatto? Hanno detto, ok, non torna. Perché non torna? Secondo noi c'è un pianeta invisibile che noi non riusciamo a vedere, che ha un'orbita e una massa tali da giustificare l'orbita di Urano. Come vedete è un'ipotesi sostanzialmente irrazionale e sostanzialmente ad hoc. Cioè io quell'ipotesi l'ho fatta perché la mia teoria non funziona e allora per farla tornare mi sono inventato un pianeta invisibile. Eppure quel pianeta invisibile poi era Nettuno. Poi è stato trovato addirittura esattamente nella posizione prevista dagli scienziati. Non è fantastico? Eppure, applicando il falsificazionismo, avremmo dovuto buttarla, la teoria di Newton. Questo è il modo con cui va avanti la scienza. Se io immagino, diciamo, ipotizzo una sintesi per ottenere una molecola, e quella sintesi non funziona, io non dico, ok, la sintesi non funziona, vuol dire che la chimica è sbagliata, butto all'aria tutta la chimica. No, cercherò in tutti i modi, anche se è una cosa irrazionale, cercherò in tutti i modi di farmela tornare, di trovare una spiegazione alternativa, di trovare in qualche modo un appiglio da qualche parte per non dover buttare all'aria tutto quello che so. Quindi la scienza sostanzialmente poi diventa irrazionale. Kuhn, in realtà, nonostante questa sia la conseguenza diretta delle sue scoperte, in un certo senso, rifiuta questa idea. Che viene però poi ripresa appunto da Feyerabend. Feyerabend è il padre di una corrente filosofica che si chiama anarchismo metodologico. E già, insomma, il nome dice tutto, anarchismo metodologico. Cosa vuol dire? Vuol dire che secondo Feyerabend non esiste un metodo scientifico unico e universale, ma ogni singolo scienziato e in ogni singola occasione utilizza un metodo diverso. Ma non solo, l'ispirazione per rovesciare, diciamo, le teorie precedenti, l'ispirazione per andare avanti, spesso e volentieri non viene dalla scienza stessa, ma a volte anche da cose totalmente casuali. È l'influenza del mondo esterno sullo scienziato. Di questo in realtà ne ha parlato anche Kuhn, non soltanto Feyerabend, ma Feyerabend poi, in un certo senso, porta quest'idea ai suoi, insomma, la porta un po' oltre. Secondo Feyerabend addirittura poi non c'è nessun motivo per il quale dovremmo insegnare a scuola la scienza e non l'astrologia, non c'è nessun motivo per il quale dovremmo insegnare l'evoluzionismo e non il creazionismo. Ovviamente poi queste sono in un certo senso delle esagerazioni, lui stesso ne era consapevole, che lo credeva davvero, però se fossimo effettivamente razionali dovremmo ammettere che molto spesso tra la scienza e il creazionismo o altre teorie pseudoscientifiche non c'è più tutta questa differenza. Ovviamente la scienza funziona, le teorie pseudoscientifiche no, questa è la differenza principale. Una teoria scientifica parte da degli assunti, fa delle previsioni che normalmente si avverano. Poi, per carità, ecco, ci sono i casi in cui non si avverano, ma sono appunto rompicapo. Normalmente funziona. E questa è poi la differenza principale. Per questo che per costruire una casa non usiamo il pendolo magico o la posizione di Giove, ma
facciamo i conti per vedere che forza deve sopportare un pilastro. Tutto questo però, appunto, è qualcosa che ci deve molto far riflettere, sempre sui limiti della nostra conoscenza. Dobbiamo cioè accettare il fatto che anche come scienziati, anche nella scienza, siamo spesso estremamente irrazionali. Spesso ci tappiamo gli occhi davanti a quello che non vogliamo vedere e rifiutiamo alcune teorie, non soltanto perché scientificamente magari sono sbagliate, ma a volte semplicemente perché non ci piacciono, perché vanno contro la nostra forma mentis. Va bene, penso oggi di aver messo tantissima carne al fuoco, penso anche forse di aver fatto un discorso un po' troppo casuale, un po' caotico, spero mi perdonerete, ma ci sono veramente così tante cose da dire, il tempo è poco e boh, non lo so, perdonatemi se non sono stato troppo chiaro. Spero comunque di avervi dato tanti utili spunti di riflessione. Solaris. Io ve lo consiglio vivamente, come vedete è veramente brevissimo, io l'ho letto in 5 ore o 6 ore, quindi si legge molto velocemente, ma credetemi, ci sono così tanti temi, così tanti spunti di riflessione che è veramente un peccato non leggerlo. E quindi niente, io vi saluto, noi ci vediamo mercoledì sera alla live della Solaris Week sul canale di Rick di Ferro. E altrimenti poi ci rivedremo venerdì con un altro video dedicato alla Solaris Week, sempre qui sulla Chimica per Tutto. Nel prossimo video non parleremo più di filosofia della scienza, ma parleremo di astrochimica. Vedremo cioè come la chimica moderna riesce a spiegare come è fatto l'universo. Io con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!